Rimaniamo in una delle capitali del turismo italiano. Parliamo di Venezia. Qui da poco è stato nominato il nuovo presidente della DSP del Mare Adriatico Settentrionale, Fulvio Lino Di Blasio. Il vice direttore Antonio Errigo ha raccolto le sue prime dichiarazioni in merito alle iniziative che ha in programma. Presidente, lei si è appena insediato, in una realtà molto complessa. Quali sono i dossier più caldi che ha trovato sulla scrivania e le priorità che ha deciso di affrontare nel breve periodo? Allora, i dossier più caldi, grazie intanto, buongiorno. Diciamo che non abbiamo dei dossier che non sono caldi, però mi consenta la battuta. Noi ci siamo attivati da subito, anche andando a dialogare direttamente con il Ministero delle Infrastrutture e Ambiente su temi di accessibilità e quindi problemi legati agli escavi, su temi legati ovviamente alle crociere, all'accoglienza delle crociere, su temi legati al potenziamento delle infrastrutture, all'intermodalità e poi alla ricostituzione dell'ecosistema delle imprese che operano in porto, perché c'è grande necessità di ascolto da parte nostra e anche di valorizzazione di tutte le potenzialità che ci sono all'interno del porto. Presidente, veniamo a un traffico importante per tutto il nord-est, ma per l'Italia tutta, quindi i traffici RoRo. Quali sono le strategie dell'ente per implementare le infrastrutture volte allo sviluppo di questo tipo di traffico? Allora, la situazione che ho trovato per quanto riguarda le nostre infrastrutture in ambito RoRo è che abbiamo recentemente ultimato alcune attività di escavo che hanno portato gli approdi da 2 a 4, e quindi in entrambe le darsene, diciamo, da questo punto di vista l'accessibilità è molto migliorata, questo è un elemento molto importante. A livello di mercato ritengo che si debba molto lavorare per amplificare le potenzialità di questo servizio, andando a vedere ovviamente anche i mercati all'interno dell'area MED, quindi questo sicuramente è un obiettivo che noi ci andiamo a dare, e poi anche l'accessibilità lato terra, nel senso che eravamo un po' più penetranti qualche tempo fa con alcuni collegamenti direttamente rivolti al centro dell'Europa, e questo sono due è un altro elemento che voglio valorizzare in ragione del fatto che il terminal ha la possibilità di comporre 3.750 metri, come voi sapete, in banchina, e questo è un elemento che vogliamo sicuramente valorizzare. Presidente, un tema sempre attuale a Venezia è quello del crocierismo. Cosa ci può dire in merito al concorso di idee per la realizzazione e la gestione di punti di attracco che siano fuori dalle acque protette dalla laguna di Venezia? Quanto riguarda il concorso di idee, noi abbiamo pubblicato recentemente un avviso di preinformazione a tecnico, nel senso che abbiamo detto al mercato che il 29 di giugno pubblicheremo il bando, che sarà organizzato secondo quanto previsto la norma, quindi un concorso di idee in due fasi, la prima anonima e la seconda con richiesta di elaborazione di un studio di fattibilità tecnico-economico, che andrà a indagare nel nostro intendimento tutti gli aspetti che sono connessi alla realizzazione di una tale infrastruttura al di fuori della laguna, quindi aspetti infrastrutturali, ambientali e di collegamento con la terraferma.